luogo di silenzio, preghiera, ma anche porta della vera felicità. È il messaggio rassicurante e pieno di speranza che Francesco ha consegnato nella messa celebrata domenica al cimitero monumentale del Verano a Roma, nella solennità di Tutti i Santi e alla vigilia del 2 novembre, commemorazione dei defunti. Con in mano una rosa bianca, il Papa, nel passaggio verso l'altare, ha voluto omaggiare chi oggi non c'è più, deponendo il fiore su una delle tante lapidi presenti, simbolo di vite che ora sono nella luce e nella gioia del Signore. Ed è stata una delle pagine più intense del Vangelo di Marco, quella delle beatitudini, a dare l'occasione al Pontefice per ricordare che seguire Gesù significa seguire una logica nuova che non è di questo mondo. La parola del Signore risorto e vivo indica anche a noi oggi la strada per raggiungere la vera beatitudine, la strada che conduce al cielo. È un cammino difficile. Difficile da comprendere perché va controcorrente, ma il Signore ci dice che chi va per questa strada è felice, prima o poi diventa felice. Felicità è stata la parola più ripetuta da Francesco nello spiegare il senso delle beatitudini. È felice affermato chi è povero di cuore e confida nel regno dei cieli perché è libero dalle cose mondane. È felice chi piange perché conosce la forza della consolazione e sente il dolore che c'è nella propria vita e in quella degli altri. È felice chi conosce la mitezza e la pazienza, chi sopporta per amore come ha fatto Gesù con noi, tollerando le persecuzioni, l'esilio, le calunnie e i tranelli. Ma è felice anche chi conosce la fame e la sete di giustizia perché riconosce quella più grande che Dio può dare. Ci sono poi misericordiosi che non giudicano e si mettono nei panni degli altri. Il perdono, ha sottolineato il Papa, è la cosa di cui tutti abbiamo bisogno, nessuno escluso. Felice è l'artigiano della pace. Guardiamo la faccia di quelli che vanno in giro a seminare zizzania. Sono felici? Quelli che cercano sempre le occasioni per imbrogliare, per approfittare degli altri, sono felici? No, non possono essere felici. Questa, ha aggiunto Francesco, è la via della santità ed è la stessa via della felicità. È la via che ha percorso Gesù, anzi è Lui stesso questa via. Chi cammina con Lui e passa attraverso di Lui entra nella vita eterna. Chiediamo al Signore la grazia di essere persone semplici e umili, la grazia di saper piangere, la grazia di essere miti, la grazia di lavorare per la giustizia e per la pace, e soprattutto la grazia di lasciarci perdonare da Dio per diventare strumenti della Sua misericordia. Così hanno fatti i santi, ha concluso il Papa, che ci incoraggiano ad andare avanti, a camminare sui passi di Gesù, ad illuminare con la loro testimonianza il pellegrinaggio della vita terrena per guidarci in quella eterna.